con me, vieni. Fammi fare queste due. No, Mimmo. Claudia Soppelsa, consigliera FIP Calabria. Oggi una giornata molto significativa per il movimento cestistico rosa. Come si articola intanto questa giornata del basket in rosa? Sì. All'ultimo consiglio direttivo abbiamo discusso proprio delle attività femminile in Calabria, che è in calo come nel resto dell'Italia. Quindi abbiamo avuto questa idea di questa manifestazione che si articola con un triangolare delle senior che si già sta svolgendo all'interno del campo centrale, e invece tutto intorno è articolato con una serie di partite tra le ragazzine di tutte le età, dal mini basket in avanti. E niente, la giornata poi continuerà anche con delle premiazioni degli ufficiali di campo regionali. Abbiamo la presenza del vicepresidente nazionale Mare Invernizzi, che ci ha lietato della sua presenza, sarà qui per tutta la giornata. Ecco, mentre invece dal punto di vista dei numeri, ma anche perché no, delle prospettive del movimento basket in rosa, che dai fasti della Leonardo e di altre squadre blasonate che hanno illustrato la Calabria sportiva femminile, adesso sembra avere complessivamente perso un pochino di smalto. La direttrice qual è?
Il discorso è questo, lo dicevo poco fa, che il calo è a livello nazionale. Nello specifico noi vorremmo agevolare la nascita di nuovi centri e di nuove squadre femminili e nello specifico aiutare anche con i numeri, quindi limitare proprio nella partecipazione, riducendo i numeri e anche i costi per eventuali adesioni ai campionati. Poi in generale naturalmente noi tendiamo alla crescita del movimento anche di quello maschile. Abbiamo cominciato una vasta attività per quanto riguarda anche la formazione. Ecco, ma i genitori, la scuola, quanto c'entrano in tutto questo, in Calabria specificamente? A questo stavo arrivando, noi abbiamo cominciato questa attività anche nelle scuole, abbiamo cominciato con dei corsi per quanto riguarda proprio la formazione dei docenti, perché come ben sa parte tutto dal vivaio, dalla scuola, e vogliamo proprio crescere proprio dal basso, anche per quanto riguarda la formazione poi degli arbitri. Abbiamo svolto diversi corsi nelle scuole per la formazione appunto del settore arbitrale. Abbiamo intenzione anche di continuare con, si parla tanto di alternanza scuola-lavoro in questo periodo, vorremmo essere propositivi anche da questo punto di vista. Al momento esiste una convenzione con i licei sportivi e vorremmo allargarla anche ad altri istituti, proprio per permettere la formazione di tecnici e la crescita anche del settore arbitrale. Per il movimento cerchiamo di lavorare al meglio, purtroppo abbiamo delle difficoltà, però cerchiamo ecco di crescere. In tre parole, tre, ma c'è al di là dei numeri complessivi una crisi di talenti, oppure invece malgrado il numero non esagerato c'è qualcosa di interessante che si muove in Calabria? Spero di sì, guarda, spero che sia. Alla distanza si vedrà. Bene, infatti, vedremo in futuro. Bene. Ale Vernizzi, vicepresidente della Federazione Pallacanestro. Intanto un grandissimo onore averla in riva allo stretto, ma in seconda battuta anche un grande stimolo verso le giovani atlete del movimento cestistico femminile Reggino. Beh, devo dire che ci siamo voluti reciprocamente, perché appena Paolo Surace, presidente del comitato regionale, mi ha proposto di venire qui in Calabria proprio in occasione di questa giornata, da parte mia c'è stata da subito, è stato subito un sì, per due motivi. Intanto perché nel mio ruolo mi sento il compito e il ruolo di dover andare proprio a vedere quello che sta succedendo presso le varie regioni, per poi pensare di mettere un po' insieme tutto il puzzle della nostra bellissima Italia, ma anche un po' complicata. E dall'altra parte lui mi ha proposto questa cosa proprio per dimostrare, e oggi ne è assolutamente riuscita la cosa, il grosso margine di miglioramento che si può fare qui in questa regione. Diciamo anche che eventi come questa e consentici presenze come questa sicuramente fanno da catalizzatore verso tante ragazze, verso tante famiglie, specialmente per le giovanissime atlete. In seconda battuta poi c'è pure da dire che probabilmente, come si diceva off records prima, come con tanti addetti ai lavori, più che di parlare in una terra come quella calabrese, in un contesto come quello reggino, c'è molto bisogno di fare per consentire, diciamo, ai giovani di crescere e di imboccare anche una strada dello sport praticato il più possibile. Beh, viviamo in una realtà, soprattutto ahimè quella politica a livello generale, dove si parla molto. Purtroppo le parole sono importanti, i ragionamenti anche, ma devono essere fatti poi su delle basi concrete, per cui il primo passo in realtà è quello di fare. Oggi penso che la dimostrazione più grande, attraverso un piccolo gesto che è stato il mio e quello comunque della federazione, perché sicuramente passa tramite loro, cioè il consenso è stato dato anche da Gianni Petrucci, per cui tutta la federazione ha aderito a questo progetto, però penso che sono un piccolo elemento rispetto a tutto quello che invece voi stessi forse state dimostrando a voi stessi di poter fare, e sicuramente ribadisco, le cose prima devono essere fatte, poi su quello si può ragionare, si possono ottimizzare le risorse, si possono decidere dove indirizzare le energie, ma per prima cosa bisogna smuovere le acque. Qui di acque ne abbiamo, siamo circondati, per cui è importante far vedere che di cose ci sono da fare, di materiale c'è, umano, entusiasmo c'è, vedo le tribune piene di genitori, vedo tantissimi istruttori, uomini, donne che si stanno dando da fare, vedo tantissime bambine che sono animate, e quindi credo che da qua bisogna partire.
E questa è una bellissima partenza, perché è una partenza vera, concreta, non a parole ma a fatti. Con la numero 2 del basket italiano non parliamo solo di practice, diciamo, e di nuove leve, e neppure solo di basket femminile. Uno scudetto col Como, nel tuo caso, tre quarti di secolo dopo nel basket maschile lo scudetto a Venezia. In realtà è un buon segnale verso le tante realtà come questa, periferiche, che un po' nel corso dell'anno troppo spesso vivono la realtà del basket e di tanti altri sport un po' come alla periferia dell'impero, no? È un bellissimo segnale. Io, oltre allo scudetto di Venezia, alla quale faccio i complimenti, ci collego anche quello di Lucca nel basket femminile e dei risultati che oggi la nazionale femminile, seppur in una fase non venivamo sicuramente da un periodo illuminato, secondo me sono tre situazioni che ognuna a modo suo sta dimostrando che non c'è bisogno di grossi nomi e di grosso budget per riuscire a fare bene, anzi, senza nulla togliere ai nomi e alle risorse economiche, però rispetto chiaramente a un Emporio, un Armani Jeans, rispetto a una Schio del basket femminile, con queste società con dei budget più ridotti e magari anche con dei nomi sulla carta che non erano così risonanti, sono riuscite a dimostrare che con l'impegno e la passione si riesce a far bene. Stessa cosa oggi la nazionale, comunque, dove ci sono delle signore atlete, uno staff di tutto lustro, però in un momento, comunque venivamo da un momento difficile, stiamo dimostrando che impegnandoci, tirando fuori i denti e l'impegno, credendoci, le cose si fanno, perché questo secondo me è un bellissimo segnale. Dall'altra parte forse bisogna invece, per chi ha perso questa occasione, questo scudetto, fare magari delle riflessioni, dove magari riuscire a equilibrare i grossi budget con anche qualche cos'altro che magari è un po' che c'è. Non si può fare mai a meno dell'entusiasmo, della professionalità, della passione e dell'impegno umano. Grande entusiasmo e grande passione anche oggi al Palacalafiore attorno a Mara Invernizzi, tanti selfie abbiamo visto anche prima da parte delle ragazzine con te. E allora, in conclusione, cosa possiamo dire a una giovane regina che si sta muovendo intorno a questa realtà del basket, magari e alle prime esperienze in qualche squadra, e vorrebbe continuare, in tre parole? Beh, intanto io ringrazio per questo invito, perché per me è valso come un lifting, nel senso che mi ha ringiovanito di 10 anni, l'entusiasmo che il ritornare coi pantaloncini in mezzo a queste ragazzine, spero di aver dato un po' di entusiasmo a loro, loro sicuramente ne hanno dato tanto a me, anche nel mio lavoro. Quello che vorrei dire a loro è quello di continuare e essere loro stesse le protagoniste della propria vita. Lo sport ci insegna questo, soprattutto a noi donne che tante volte invece siamo sempre, ci siamo emarginate per troppo tempo.